Dove sta vagando? Per le vie di Las Palmas, appena sveglia, con il gallo cedrone. Sono andata al mercato a prendere la verdurita e ho preso un monton, un sacco di cose. E provate a indovinare quanto ho speso. Adesso tiro fuori tutto, se Poldino mi lascia spazio. Poldo! Buongiorno, amore. Ecco qua tutta la verdura per la settimana e l'ho presa tutta pagando 33 euro tranne gli avocadi che li ho presi da un altro perché il mio di fiducia non li aveva e quindi 33 euro più 8 euro, questo tutto. Ditemi voi qual è questa zucca perché io non me l'ho saputa dire. E questa la faccio al forno e viene una delizia, resiste un sacco. Ho preso le carote, la papaya, due cipolle, i berros, che non so cosa siano in italiano. Non so cosa siano in italiano. Se lo sa... I porri? No, i porri sono altri, ignorante. Questi gli spinacini, le zucchine piccoline, sono minuscole. I peperoni, i pomodori e nada más. Ah no, ho preso anche queste arance canarie e poi ho preso anche la patata dolce, la col, che è il cavolo, e poi ho preso anche un'insalata. Tanta roba, 30 euro tra l'altro. No, 33 più gli avocadi. È comunque poco. Il berro non lo so cos'è. Non avevamo dubbi. Appena finita di allenare ho fatto una seduta di gambe e chino e poi una seduta di stretching, ero io e tutte le altre nonnine, ma fighissimo, secondo me è molto figo perché, come vi ho detto, ma stiamo provando un nuovo club, un club fitness family friendly con un sacco di attività per i bimbi e sono molto contenta. Ale non ha fatto ho fatto dita, mi sono messo al computer e ho allenato le nocche. Però me l'ha fatto un beverone proteico, un battido. Un battido proteico che ho visto. Ferrero Rocher, tra l'altro è arrivata una signora, mi fa, una volta l'ho preso quello. Boh, vado a vomitare. Ho detto grazie signora, me lo fa proprio godere al 100%. No, vabbè, dai, la signora era carina, secondo me, era molto carina. Adesso ti giuro, vado in giro per la Spalma senza dire alle persone che le robe che hanno ordinato non erano buone. Ma sì, l'ho provato, ma faceva schifo. Comunque adesso vi faccio vedere la panoramica del club. Lo stiamo provando, poi a settembre decideremo bene se annullare la nostra iscrizione nell'altro e tenere solo questa o tutte e due no. Tutte e due non ha senso. Però questa è una roba fighissima. Breve panoramica, questa è la parte cardio, però la cosa più figa è il fatto che ci siano un sacco di attività per i bambini. Poi qua c'è la zona funzionale. Tra l'altro questo è di Sidea, quindi come la mia home gym, troppo figo. E adesso vado a prendere, lì ci sono tutte le sale. Sopra ci sono tutti i campi, poi piano piano ve lo faccio vedere. Adesso vado a prendere la borsa. Poi già che non devo più andare in giro con i lucchetti, è una cosa fighissima. Ma che si scende ancora, non ci capisco niente. Vi faccio vedere la piscina. Allora qua c'è la sala giochi, la ludoteca, dove fanno anche tutti un sacco di corsi, piscina, che finalmente ho iscritto il bimbi in piscina, finalmente oggi fanno il primo giorno, idromassaggio, fighissimo, cioè io sono troppo entusiasta, io avrei già anche deciso su quale club tenere. Vamonos? Andiamo. Ah, noi siamo in macchina oggi, mi ero dimenticato. Su quale rin? Passa. Passa.
quello dell'olio, ma su Facebook. Ah, vabbè, ma i commenti su Facebook sono sempre divertenti, folcloristici, sono folcloristici i commenti su Facebook. Cioè, su Facebook potresti anche salvare, non so, un video in cui salvi 10 bambini da un palazzo in fiamme. Allora sei un esibizionista, non li hai lasciati bruciare solo perché così ti sei preso il merito, cioè... Per 2 like su Facebook che cosa non si fa? Devo guidare con te davanti. Scusa. Posizione della videocamera. Comunque non vi ho detto la cosa più importante in tutto ciò, che è... scusate che sennò sciocca. Domani sono lui in partenza. Se ne va in Turchia. E voi direte: ma cosa vai a fare in Turchia? Hai forse trovato una fidanzata turca online? Può essere. Eh? Però non è per lei che vado, bensì per la finale di Champions League. Oh, e quindi se ne sta via quanti giorni? Torno lunedì sera tardi. E se va l'altro giorno ci fa, ma vai via, ma chi è che viene di papà nuovo? Sì, ma veramente, ma cos'è sta roba? C'è un giro di papà quando io vado via. Ho un giro di papi. Cioè, quindi io ho fatto la battuta, però poi dopo mi spuntavano i cornoni. E poi ti dico, guarda che io te l'avevo detto, comunque. Sì, cioè, ridendo, scherzando. Io te l'ho detto. E quindi lui se ne va in Turchia. Il cuore che mi fa tu, sono tesissimo. Tra l'altro oggi ho la visita col cardiologo che mi deve dire un po' come va, ho fatto l'holter. E io gli dirò: sono così... signor cardiologo, a me interessa solo la finale, quello che lei mi dice proprio a me non mi interessa. Forse non aveva tutti i torti l'amico di Facebook. Quello che diceva. Ma io non ho detto che, ho detto che c'ero rimasto male. Oh. Non che... Adesso andiamo a casa, doccia, mi sistemo e tutto. No, la fascia non la mettevo da un sacco. Però no, aiuta, vero? Sì, aiuta. Stai bene, amore. Che non ti toglie tutti questi cippi, cioè così è terribile. Sembra, sì, quelli che facevano nei cartoni che hanno mal di denti. Che bellezza. Io tra l'altro ho una barba imbarazzante. Oggi verde petrolio. Blu petrolio o verde petrolio? Perché? Cioè, a volte qualcuno lo descrive come un verde, altri come un blu. Per me è più un blu che un verde, no? Comunque, questa è l'ora X in cui ti cala tutta la stanchezza e vorresti solo andare a dormire, almeno per me è così. Mi andrai a dormire. C'ho anche fame, sono ancora a digiuno, mi sono fatta, Ale mi ha fatto un tè verde che non ho finito di bere ed è diventato freddo. Tra l'altro ci ho lasciato anche dentro la bustina, non si dovrebbe perché dopo un po'... me l'aveva detto mio fratello, me l'aveva anche spiegato, ma non me lo ricordo. Non mi ricordo per quale motivo non bisogna lasciare oltre un minuto e mezzo la bustina, perché poi non fa bene, rilascia qualcosa ma non so cosa, quindi evito di dirvi cavolate. Comunque adesso arrivano i bambini, mi è anche balenato nella testa di non portarli in piscina, però sarei una madre de merda, quindi adesso mi cambio, mi metto anch'io il costume. Così entro anch'io in piscina con loro e li porto, anche se mi vorrei sparare un colpo. Dove va il papà oggi, amore? È la cuzione. Non mi ha salutato, ma meglio, che vuol dire che la vive con leggerezza. Vuol dire che la mamma basta. Two thousand years later. È passata una settimana, esattamente una settimana da quando Ale doveva partire in Turchia a vedere l'Inter. Non lo pubblico questo vlog. Non voleva che pubblicassi questo vlog, non voleva. Infatti era rimasto lì così, pendente. Ho detto, vabbè, ascolta. Ma è successo? Io devo ancora partire, devo ancora andare a vedere la partita. Ce la faremo, grandi ragazzi. Continua da giorni, da quando è tornato, che fa anche ieri. Ah, ma io domani devo partire, devo andare in Turchia. Sono no, in zio. Adesso. Sono in volo. No, mi dispiace. Andare. Prossimo anno. Sì, a Wembley andiamo. Prossimo anno.
ci sarà Inter Real Madrid. Ci sono più possibilità che adesso entri volando Elton John cantando Chandelier in the Wind. Real Madrid, andremo a vederlo a Wimbledon. Adesso possiamo mangiare No, cioè, io vi devo far rassicurare e vi dico solo questa per chiudere: un anno usciamo dalla Champions ai gironi. Mi fa, non ti preoccupare, amore. L'anno prossimo ci sarà ancora un'altra Premier League. No, no, amore, Champions League, Wembley, Wimbledon è il... non è la stessa roba? Wimbledon è il tennis. Però ti ringrazio per l'impegno, almeno ci provi. Mangiamo. Allora, adesso ci facciamo, rompiamo il digiuno. Ieri ho fatto questo pane keto, quindi è buonissimo. Quasi pochissimi carboidrati, ma tanti grassi, ovviamente. Ed è venuta una delizia, una delizia. E ci mettiamo anche il crudo di Parma. Noi siamo nella patria del crudo, andiamo a prendere il crudo di Parma. Ci mettiamo un bel avocado smaciullato, che tra l'altro mi è anche caduto. Ti cade tutto oggi, Debbie? No. Ti cade tutto? Non vedo. Ah, non si vede più dalla sconfitta dell'Inter. Di cosa ti è caduto? Mi è caduto dalla palette di Natascia da Luna. Natascia, so che tu ci segui sempre. Mandare un'altra palette, che questa sta piangendo, sennò mi tocca portarla oggi a ricomprarla. Aspettiamo a vedere cosa risponde Natascia. Cavallo! No, cioè, mi è caduta la mia mini palette nude. Fortuna che mi è caduta quella piccolina che costa 2 cucuzze un pomodoro. Sì? Sì. Costa poco? 20 euro. Vabbè, cioè è arrivata la figlia di Onassis, è arrivata. 20 euro, 2 cucuzze un pomodoro. Confronto alle palette di Natascia Denona che costano 100 euro. Allora, Natascia, se proprio devi fare le robe, le fai bene. Ci mandi la palette, quella da 100, 120, 150, quella delle pinture in oro, quella che spitta proprio l'oro nella faccia. Quindi, Natascia, io ci conto. Non deludermi, e noi ci vediamo al prossimo Family Vlog. Comunque io mi dissocio dai 20 euro che sono 2 cucuzze e un peperone, che sono un sacco di soldi, 20 euro. Abbi rispetto del denaro. Ma io intendevo... Ah, voi avete capito, sì, cosa capito, intendevo? È come io che ho speso 180 euro di biglietto della finale ed era poco, perché c'erano quelli da 2000 euro. Esatto! Sì. Oh. Bisogna dire qualcosa. La mia palette è caduta.